invece io mi voglio dedicare proprio ai nostri amici a casa, perché come sempre diciamo, detto fatto, è al vostro servizio. E oggi abbiamo convocato qui il nostro ortopedico del cuore, che risponderà a tutte le vostre domande. Lui è tornato, Vito Lavanga. Dov'è? Eccolo qua. Ciao, Vito, bentornato. Ha detto fatto. Giampaolo, ricordiamo subito il nostro numero di telefono, per favore. Certo, 331-6814-244. Già abbiamo avuto un grande successo la volta precedente, quindi se avete domande in tempo reale, come al solito, le gireremo al dottore. Insomma, Vito ha avuto molto successo, quindi spero sia contento, dottore. Contentissimo, di tutto questo contentissimo. Successo del nostro pubblico. Allora, abbiamo visto l'altra volta quanto sia importante sedersi nella giusta maniera. Abbiamo fatto vedere come si lavora al computer, abbiamo mostrato appunto come deve stare la nostra schiena e la postura corretta da assumere proprio alla scrivania. L'altra volta stavamo appunto facendo vedere come si possono assumere delle posture scorrette, quindi sì. Ti faccio un breve riassunto di le piccole azioni che possiamo fare per stare meglio, quindi abbassare sicuramente la sedia, alzare lo sguardo in maniera da rispettare l'ergonomia del posto di lavoro e mettere un piccolo rialzo sotto al computer. Questo ci permette di migliorare, di osservare correttamente le curvature fisiologiche della colonna. Certo è che se noi osserviamo queste posture in maniera protratta durante la giornata possiamo consolidare alcune patologie. Ecco perché magari possiamo fare qualcosa di più, e questo qualcosa di più è passare alla posizione in piedi. Quindi addirittura? Lavorando in piedi. Abbiamo fatto portare qui appunto una scrivania che nei paesi nordici è molto utilizzata, viene chiamata appunto standing desk perché ci permette di lavorare in piedi. In effetti il mio professore all'università già mi diceva come le patologie a carico della colonna siano dovute al fatto che l'uomo è passato troppo rapidamente dalla posizione a quattro zampe a quella a due zampe, e questo ha determinato varie patologie a carico appunto del tratto lombare. Della colonna vertebrale. Ci sono delle controindicazioni invece per questo tipo di lavoro in piedi, dottore? Io la consiglio sempre, perché se non ci sono delle problematiche acute, il paziente, il soggetto lo può sempre utilizzare, e questo è ha un risvolto positivo non soltanto per l'ortopedia ma per tutte le patologie croniche, quindi ovviamente anche problematiche di medicina interna, problematiche cardiovascolari possono essere abbassate tantissimo dalla posizione in piedi. Addirittura uno studio fatto sui bambini dimostra come i bambini appunto passano tanto tempo al banco di scuola, ma se l'educazione viene fatta in piedi dimostrano diversi miglioramenti anche dal punto di vista neurocognitivo, sull'attenzione. Sì, sull'apprendimento anche, sull'attenzione proprio riguardo alla lezione. Allora, vedo la nostra cricca un po' perplessa, c'è Rossella che era con la bocca aperta, Carla che diceva ma non, hai non aveva mai sentito. Perché Rossella ha paura delle vene varicose in piedi. Scusate se no, interrompo, scusate, sì. un flash news urgentissima sulla scia di un dato preoccupante, che il 9% della popolazione soffre mal di schiena. Mi è arrivata in tempo reale l'immagine di una persona che si fa seguire con dei trattamenti ad hoc a casa, e l'immagine in questione è questa. Regia, facciamola vedere. Basta! Basta! Ma chi è che va a ravanare nel c'è un via vai a casa di Jonathan, ragazzi, veramente. Ogni giorno c'è l'ortopedico, l'osteopata, il massaggiatore. Vito Lavanga, vuole venire a casa mia? Anche lei fa parte del team? No. Io posso non supervisionare in telemedicina. Perché non le conviene, sa? Non sa, sa quando entra, ma non sa quando esce. Dunque, Carla, una domanda per lei. Sì, dottore. Una domanda. Tra l'altro notavo che tutti noi siamo tutti drittissimi con la schiena mentre il dottore parlava. Appena andrà via, non più. Esatto, esatto. Allora, la domanda è questa. Ci fa chiarezza sul tema della scoliosi? Parliamo sempre di schiena, ma che differenza c'è? Come ce la spiega? La scoliosi è una descrizione della colonna vertebrale, non per forza è una patologia. E ovviamente, se adesso viene fuori la grafica, vi faccio vedere come quando la colonna vertebrale assume una forma a S italica, quando c'è l'associazione della rotazione delle vertebre, si può configurare la scoliosi. La scoliosi nella maggior parte dei casi deve essere gestita conservativamente, e questo passa attraverso piccole azioni che possiamo fare quotidianamente, come lo sviluppo della muscolatura idonea, che appunto esiste negli esseri che continuano a sviluppare la muscolatura, e stando in piedi sicuramente abbiamo tutte le carte in regola per quindi stare. Praticamente, dottore, mi sta dicendo che il nostro lavoro, il
mio, perché loro sono sempre seduti sulle poltrone, a non fare niente è meglio, no? Per rispetto a loro. Benissimo. Vedi, allora vale la pena fare il sacrificio tutti i giorni coi tacchi, 6 ore in piedi così. 6 ore perché per tu, con le prove, le cose, giustamente. Allora, purtroppo, dottore, c'è anche Jonathan che, come al solito, vuole fare una domanda. Allora, poi passo per l'ipocondriaco di turno, ma io interpreto quello che pensano tutti da casa. Si parla sempre di mal di schiena, postura, però non dite mai che tanti, anche giovani, hanno problemi alle ossa e nello specifico alle anche, che non se le fila nessuno, ma queste anche sono importanti o no? Direi proprio di sì. Quindi le articolazioni, se sono simmetriche e non hanno problemi di sbilanciamento, come per esempio nella colonna quando parlavamo prima di scoliosi, lo stesso discorso può essere tramutato sulle anche, non succede niente. Il problema è quando il paziente continua, quando c'è una asimmetria, a fare determinate attività senza pensare a questo bilanciamento. I muscoli. Facciamo un esempio, dottore, pratico. Per esempio, io li vedo delle borse, delle shopping bag, probabilmente per quando si va a fare la spesa. Vediamo come dovrebbe essere la giusta postura. Se uno non ha nessun tipo di problema, può tirare su la borsa della spesa come preferisce. Però se uno inizia ad avere un problema di ernia del disco o di discopatia lombare, se si flette in questa maniera, il vettore forza, quindi il braccio di leva, diventa troppo forte. Ecco perché è fondamentale, per esempio in questa fase, appoggiarsi in questa maniera, avvicinare la borsa il più vicino possibile all'addome, e questo diminuisce il braccio di leva. La stessa cosa si può fare non tirando su una borsa sola, ma quindi tirandone su due contemporaneamente. Questo ripartisce i carichi in maniera simmetrica ed ecco che è ancora meglio. Allora, vediamo se ci sono delle domande da casa, visto che l'altra volta si sono scatenate i nostri amici. Vediamo. Sì, argomento sempre caldissimo è questo, la sciatica. Dice: soffro spesso di sciatica, da cosa può dipendere? Innanzitutto dobbiamo fare subito chiarezza spiegando che la sciatica è un sintomo e può dipendere da varie, può essere configurata all'interno di varie patologie. Per esempio ci può essere l'ernia del disco, la scoliosi o la spondilolistesi. Quando si ha dolore alla gamba, si ha dolore a tutta la gamba e questo va a comprimere la radice del nervo. Se noi lavoriamo in piedi, diminuiamo la possibilità che appunto ci sia uno sbilanciamento, una ripartizione dei carichi erronea, al fine di avere meno sintomi in tal senso. Io ho un'altra domanda che è una curiosità che ho anch'io da sempre. Dice: perché quando si gira il collo scricchiola? Questa sensazione è il lavoro delle capsule articolari che nel corso della vita cambiano la loro conformazione. Quando uno è giovane e ha una lordosi, quindi una curvatura del collo nella maniera corretta, non c'è nessun tipo di umore. Scricchiolio, volevo dirlo anch'io, ma questa cosa l'avrei... Dottore, posso semplificarla come mio solito? Sì, sì. Sei vecchio, hai capito? Hai fatto vecchio. Io sono Vox Populi, ovviamente ecco. Non è... Ah, no, mi si... Facciamo invece parlare la nostra Rossella che vuole chiedere una cosa al dottore. Allora, dottore, per quanto riguarda le ossa, no? L'osteoporosi è una malattia molto frequente. Mi sembra più nelle donne, ma perché questo poi? Questo è legato... Innanzitutto l'osteoporosi è una malattia legata al fatto che l'osso diventa sempre più fragile. E questa la motivazione per cui le donne sono più predisposte è legata agli ormoni che vengono prodotti. Dopo la menopausa gli estrogeni calano improvvisamente e questo facilita la fragilità dell'osso. Allora, ci sono delle ginnastiche, c'è un tipo di ginnastica che si può fare, dottore, in questo caso, per aiutare chi soffre di questo disturbo dell'osteoporosi? La ginnastica che io consiglio, che è fondamentale, è la camminata nordica. Sappiamo tutti che noi dobbiamo camminare e fare almeno 10.000 passi al giorno, tutti i nostri telefoni ce lo dicono. Ma l'ortopedico, in particolare l'ortopedico della colonna, stressa di più il concetto su questa camminata. Questo perché permette di ritornare al discorso che facevamo prima. Se siamo passati troppo rapidamente dalla quadrupedia alla bipedia, attraverso la camminata nordica noi ripristiniamo questo sistema. Scusi un attimo, dottore, no, visto che lui fa sempre il secchione, che sa tutto, eccetera, Jonathan, tu conosci la camminata nordica? Ma non è quella che si fanno sci di fondo, tipo che fanno così? Esatto. Le sa tutte! No. Vieni a mostrarla subito al circolo. Ma ci vogliono le racchette per farlo. Vieni, come si fa? C'è la musica! Sì? No, ci vogliono le racchettine. Ah, vedi? Questi qui. Bene. Ma, dottore, ma no, aspetti, ma cosa vieni fa? Qua Jonathan, vieni qua, ti faccio vedere. Vai. Allora, stavamo dicendo che noi dobbiamo passare appunto dalla bipedia alla quadrupedia. Se noi camminiamo senza bastoni,
istantaneamente ci viene di portare avanti le braccia in questa maniera, sì. E questo appunto peggiora la cifosi. Se noi passiamo alla camminata in questa maniera, trasmettiamo la forza anche alla parte superiore. Questo può essere fatto in due maniere: possiamo portare i bastoni e spingere in maniera simmetrica, e questo simulare il passo pattinato dello sci di fondo, oppure possiamo passare al passaggio alternato in questa maniera. Questo permette la stimolazione di tutta la gamba, ma soprattutto della parte dorsale. Vabbè, non commento la camminata nordica del nostro Jonathan Cascianian, che pregherei di ritornare a posto, grazie. Con la camminata nordica o sudica? Fai la camminata della... Bravo, ecco, non mi far parlare oggi, va. Allora... Voglio parlarvi invece di una cosa molto importante, questo che è una grande novità a livello proprio digitale, e cioè del nostro sistema sanitario, il fascicolo sanitario elettronico, che è un luogo virtuale su internet, appunto, dove sono conservati tutti i nostri documenti sanitari, impegnative del medico, prenotazioni, referti di esami di ricoveri, insomma tutta la nostra storia medica è conservata lì ed è consultabile facilmente da noi, dal nostro medico e da tutti gli specialisti a cui vogliamo mostrarla. Dottore, lei è uno che usa spesso questo fascicolo, diciamo, digitale? Assolutamente, ci sono tantissimi esami, come per esempio le radiografie e le risonanze, che per conservarle in maniera idonea attraverso il fascicolo sanitario elettronico si possono avere innumerevoli vantaggi. Tra l'altro uno ha tutto a disposizione, il medico stesso ha tutta la documentazione a disposizione, quindi qualora abbia voglia di, anche negli anni, di ripercorrere un po' la storia del paziente, giustamente così è tutto più facile. Grazie dottore per aver risposto alle nostre domande e complimenti per il successo che sta avendo. Grazie, che Bianca.